Buongiorno ragazzi, questa mattina abbiamo qualche problema sulle rette. Il primo problema è questo. Trovare una retta passante per il punto A, dice il punto A, perpendicolare a questa retta, ma anche, capite che di rette perpendicolari a questa retta è perché ce ne sono infinite nello spazio, basta prendere un piano perpendicolare alla retta, tutte le rette del piano passante per A sono perpendicolari. Però dice anche incidente a R, quindi deve intersecare R in un certo punto B e perpendicolare. Allora come facciamo? Prendiamo un punto B qualsiasi sulla retta R e come nel piano cartesiano un punto B è caratterizzato da avere queste equazioni 1 più 4t, 1 meno t, meno 1 meno t e 3 più 3t. Una volta preso il punto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo intanto trovare la direzione di questa retta, quindi possiamo trovare il vettore di A. Quindi per trovare il vettore di A, o AB anche, dobbiamo fare la differenza delle componenti, quindi 1 più 4t meno 7 fa meno 6 più 4t, meno 1 meno t meno 0 fa meno 1 meno t, e 3 più 3t meno 4 fa meno 1 più 3t. Quindi abbiamo trovato le componenti del vettore. Una volta trovate le componenti del vettore, imponiamo che questi due vettori, il vettore della retta, che invece ha componenti 4, meno 1, 3, quindi questi due vettori sono tra di loro perpendicolari. Quindi usiamo la relazione di perpendicolarità col prodotto scalare. E quindi io scrivo che 4 per meno 6 più 4t, meno 1 per meno 1 meno t, quindi più 1 più t sarebbe, poi più 3 per meno 1 più 3t è uguale a 0. Questo mi porta a trovare il valore di t e quindi mi porta poi a calcolare le coordinate del punto B. Le coordinate del punto B, quindi svolgiamo un attimo i calcoli. Allora viene meno 24 più 16t più 1 più t meno 3 più 9t uguale a 0. 9 più 1, 10 più 16, 26. 26t uguale 1 meno 3 fa meno 4, fa meno 2, meno 24 fa meno 26, porto di qua fa 26, t uguale a 1. Allora t uguale a 1 mi dà le coordinate del punto B, basta sostituire a T1, 1 più 4, 5, 1 meno 1, 0, 3 più 3, 6. Allora cosa significa? Significa che una volta trovato il punto B, trovo il vettore AB. Quindi il vettore di A posso anche sostituire meno 6 più 4, meno 2, meno 1 meno 1 meno 2, meno 1 più 3 fa 2. Quindi abbiamo un vettore, possiamo assimilarlo a meno 1 meno 1 1. Una volta trovato il vettore di A, cosa abbiamo? Il vettore ce l'abbiamo, un punto o questo ce l'abbiamo, prendiamo il punto B ad esempio, quindi una formula della retta può essere x uguale 5 meno t, y uguale 0 meno t e poi z uguale a 6 più t. E questa qui è l'equazione della retta, dell'unica retta perpendicolare passante per il punto incidente alla retta R. Vediamo un altro esempio. Un altro esempio è l'esercizio 284 che ci dice di trovare il piano perpendicolare a questa retta e passante per un punto P. Innanzitutto questa retta ci conviene scriverla in forma parametrica.
possiamo imporre ad esempio che y è uguale a t, dalla seconda abbiamo che x è uguale a meno 2t, e quindi andando a sostituire nella prima ci possiamo trovare z, quindi abbiamo che meno 2t meno 2t più 3z più 3 uguale a 0, quindi abbiamo qui che z è uguale a 4t meno 3 fratto 3, quindi abbiamo uno z che è meno 3 terzi che fa 1, meno 1 più 4 terzi t. Abbiamo la retta scritta in forma parametrica. Una volta scritta la retta in forma parametrica, visto che la retta e il piano sono tra di loro perpendicolari, vuol dire che il piano ha lo stesso vettore della retta, come ben sappiamo. Quindi il vettore di questa retta, componenti meno 2, 1, 4 terzi. Allora, meno 2, 1, 4 terzi, che è questo vettore, possiamo anche dire meno 6, 3, 4. Allora, il piano deve passare per il punto P e quindi avremo che meno 2 per x meno 1 più 1 y meno 1 più 4 terzi z è uguale a 0, e quindi il nostro piano sarà meno 2x più y più 2 meno 1 più 1 più 4 terzi z uguale a 0. Abbiamo così trovato l'equazione del nostro piano. Passiamo ad un altro esercizio. In questi ultimi due esercizi vorrei parlarvi di distanze. Distanze non da un punto a un piano, ma da un punto a una retta. Ad esempio qui dice, considerate il punto P e voglio trovare la distanza di questo punto dalla retta B. La retta B ci dà due punti, quindi io voglio, ho qui un punto, voglio trovare proprio la distanza punto retta. Chiamiamo PH. Allora, qui le cose sono, non c'è una formula diretta, ma dobbiamo farci un po' di calcoli. Innanzitutto trovarci la retta B. La retta B ce la possiamo trovare al solito modo, quindi mi trovo il vettore AB, che ha come componenti 1 meno meno 1 fa 2, 2 meno 1. Queste sono le componenti del vettore AB. La retta la facciamo ad esempio passare per A, allora questa retta, la retta B, ha come formula parametrica meno 1, allora x uguale meno 1 più 2t, y uguale 0 più 2t e z uguale 1 meno t. Questa qui è l'equazione parametrica della retta AB, ok? Benissimo. Allora iniziamo, come si fa a trovare? Noi dobbiamo trovare questo punto H. Com'è che facciamo a trovare questo punto H? Facendo l'intersezione tra un piano passante per P e la retta. Allora innanzitutto iniziamo a trovare il piano alfa perpendicolare alla retta B e passante per P. Allora, piano ha lo stesso vettore della retta, che è 2, 2, meno 1, e passa per il punto P. Il punto P è 1, 3, 5, quindi x meno 1, y più 3, e poi z meno 5, uguale a 0. Questo è il piano. Ora cosa dobbiamo fare con questo piano? Ce lo calcoliamo, 2x più 2y meno z, poi abbiamo 5 più 6 che fa 11, 11 meno 2 fa 9, più 9 uguale a 0. Allora abbiamo trovato il piano alfa, lo vedete, riuscite a vederlo, è un piano che interseca
la retta R, lo mettiamo a sistema con la nostra retta. In questo modo troviamo il punto H, ok? Quindi il punto H è dato da alfa intersezione la retta R, ok? Quindi vado a sostituire meno 1 più 2t al posto della x, viene meno 2 più 4t. Poi 2t al posto della y mi viene più 4t e 1 meno t al posto della z, quindi meno 1 più t. Poi più 9 uguale a 0. Allora che cosa viene? Viene 4, 8, 1, 9, 9t, meno 2, meno 1 fa meno 3, più 9 fa 6, quindi uguale a meno 6. T uguale meno 2 terzi. Allora abbiamo appena calcolato che T è uguale a meno 2 terzi, lo andiamo a sostituire. Quindi meno 1 meno 4 terzi fa meno 3 terzi, meno 4 terzi fa meno 7 terzi. Poi meno 4 terzi e poi 1 più 2 terzi fa 5 terzi. Queste qui sono le coordinate del punto H. Adesso per trovare la distanza PH dobbiamo semplicemente calcolare la distanza di due punti. Quindi qui scriviamo PH uguale radice quadrata, sarebbe 1 più 7 terzi fa 10 terzi, quindi 10 terzi alla seconda più meno 3 più 4 terzi sarebbe meno 9 più 4, quindi 5 terzi alla seconda, più 15 fa ancora meno 5 meno 5 terzi alla seconda che fa 10 terzi alla seconda. Allora facendo qui i calcoli abbiamo 100, 200, 225, radice di 225 noni, quindi fratto 3, quindi sono 15 terzi e quindi la distanza è uguale a 5. L'ultimo esercizio, qui ci sono due rette che sono sghembe. Lascio a voi la verifica che sono sghembe queste rette. Dovete trovare la distanza tra queste due rette sghembe, ok? Come si fa? Intanto che cosa vuol dire trovare la distanza tra due rette che non si intersecano? Di prendere un punto P sulla prima retta e un punto P sulla seconda retta, chiamiamolo P' sulla seconda retta, e fare in modo che nello spazio questi due angoli siano retti. Bene, P' in questo caso è la distanza di queste due rette sghembe. Prima cosa, scriviamo questa in forma parametrica, x uguale 1 più 2t, y uguale 1 più t, z uguale 1 meno t. Allora, cosa si fa? Si prende un punto P della prima retta, P della prima retta ha coordinate 1 più t meno t, 1 più t. Un punto invece della seconda retta, attenzione bene a indicarlo, ha coordinate 1 più 2k, chiamiamolo 1 più k, 1 meno k. Il parametro sono due rette diverse, quindi non dovete indicare con lo stesso parametro. Qui va bene, però quando impostiamo il problema sicuramente no. Ora dobbiamo trovare il punto, il vettore P'. Quanto vale il vettore P'? Vale la differenza, ha come componente la differenza, quindi t meno 2k meno t meno 1 meno k e poi 1 meno 1 va via t più k. Questo qui sono le componenti del vettore P'. Ora, cosa dobbiamo fare con queste componenti? Dobbiamo imporre che P'.
come vettore è sia perpendicolare ad R sia perpendicolare ad R'. Quindi dobbiamo impostare un sistema in cui diciamo che allora qui il vettore è 1 meno 1 1, quindi scriviamo 1 per t meno 2k, quindi t meno 2k, meno 1 per meno t meno 1 meno k, quindi più t più 1 più k, poi più t più k è uguale, d'accordo? Quindi ho riportato qui la prima condizione che abbiamo scritto, quindi la perpendicolarità tra P'. Questo è il punto P'. E il vettore V. Adesso facciamo la stessa cosa, condizione di perpendicolarità tra P'. E il vettore W. Allora, P'. Però dobbiamo scriverci le componenti. Facciamo un prodotto scalare, lo poniamo uguale a 0. Quindi T meno 2K per 2 fa 2T meno 4K. Poi meno T meno 1 meno K per 1 fa meno T meno 1 meno K. E poi T più K per meno 1 fa meno T meno K. Il tutto deve essere uguale a 0. Allora ricaviamo, risolviamo questo sistema. Qui vedete che vanno via K, quindi viene 3T più 1 uguale a 0, quindi T uguale meno un terzo, e che 2T meno T e T si semplificano, meno 4 meno 1 fa meno 6, quindi abbiamo meno 6K, questo qui è un meno 6K uguale a 1, K uguale meno un sesto. Possiamo quindi determinare, andando a sostituire nella retta, le coordinate naturalmente del punto P e poi del punto P'. Allora andiamo a sostituire le coordinate, troviamo le coordinate del punto P, verrebbe 1 meno 1 terzo fa 2 terzi, poi abbiamo meno meno 1 terzo che fa 1 terzo, e poi ancora 1 meno 1 terzo, 2 terzi. Dopodiché ci troviamo le coordinate del punto P'. 1 più 2 per meno 1 sesto fa 1 meno 1 terzo, e 1 meno 1 terzo fa 2 terzi. Poi andiamo a sostituire qui meno 1 sesto, 1 meno 1 sesto, 6 meno 1, 5, 5 sesti, 1 più 1 sesto, 7 sesti. Ora ci calcoliamo la distanza di P'. Allora qui abbiamo 2 terzi e 2 terzi, la differenza fa 0, quindi 0 al quadrato fa 0. Poi abbiamo 1 terzo meno 5 sesti, come dire 2 sesti meno 5 sesti, quindi viene 3 sesti. 3 sesti fa un mezzo al quadrato fa un quarto. Più sarebbe 4 sesti meno 7 sesti, fa 3 sesti fa un mezzo al quadrato fa un quarto, abbiamo 2 quarti, quindi la radice di 2 fratto 2, e abbiamo trovato la distanza di P'. Si conclude qui questa nostra lezione di matematica, e si concludono qui tutte le lezioni dell'anno scolastico. Spero che questo corso sia stato per voi denso di contenuti, anche se si è concluso in modo un po' particolare, con queste video lezioni, in modo un po' insolito, diciamo, però vi ho voluto lo stesso trasmettere tutto quello che c'era da trasmettere. Diciamo che l'unica cosa che non ho fatto è un po' il calcolo combinatorio, l'ho solo accennato quando abbiamo parlato del coefficiente di calcolo, non è un grosso problema. Allora auguro a tutti buone vacanze, speriamo di vederci a scuola nell'anno scolastico 2021 della settembre. Ringrazio tutti per l'attenzione, dello scolastico, sia in classe sia in video. Buone vacanze, arrivederci ragazzi, a presto.